Campo principale ovviamente l'Allianz Stadium di Torino e noi augurando al nostro Giovanni Scaramuzzino un pronto rientro per Juventus Sassuolo. Diamo subito la linea a Giulio Delfino. Auguri anche da parte nostra Giovanni Scaramuzzino. Per quanto riguarda Juventus Sassuolo, subito le formazioni perché c'è una novità nella Juventus. Benatia è fuori, al suo posto Allegri aveva scelto inizialmente Barzagli, ma anche Barzagli si è fatto male nella rifinitura e quindi il centrale che farà coppia con Chiellini sarà Rugani. Sugli esterni giocheranno De Sciglio ed Alessandro, in porta Buffon. Per quanto riguarda i tre di centrocampo, le scelte sono cadute su Khedira, Pjanic e Matuidi. In attacco Tridente obbligato viste le numerose assenze, Dybala, Douglas Costa sono fuori e anche Cuadrado ovviamente fuori che rientrerà addirittura tra due mesi, e quindi le scelte sono obbligate da parte di Allegri che schiera Higuain al centro dell'attacco. Sugli esterni giocheranno Mandzukic a sinistra e Bernardeschi, che stringe i denti perché ha un problemino al ginocchio, giocherà sulla destra. Risponderà il Sassuolo di Iachini con consigli in porta. Gli esterni di difesa saranno Peluso e Lirola, i centrali Acerbi e Lemos. Per quanto riguarda i tre di centrocampo, Duncan, Magnanelli e Missiroli, è un 4-3-3 anche quello di Iachini. In attacco un tridente di tutto rispetto composto da Politano, Babacar appena arrivato dalla Fiorentina e Berardi. Queste le formazioni di Juventus Sassuolo. Inutile ricordare che la Juventus è un punto dietro al Napoli in serie positiva, vince da 6 partite consecutive, il Sassuolo invece in serie negativa da 4 giornate, 2 pareggi e 2 sconfitte. Prima però c'erano state 3 vittorie consecutive che hanno lanciato gli uomini di Iachini in una situazione di classifica molto tranquilla. E torniamo a Torino, Juventus Sassuolo. 0-0 il punteggio, ma proprio un istante fa una gran conclusione da parte di Khedira ha impegnato Consigli, costretto al tuffo sulla propria destra in calcio d'angolo. Corner dunque fuori dalla Juventus, prima palla gol di questo incontro con il destro dal limite dell'area di rigore da parte di Khedira. Il pallone era indirizzato all'angolino basso, ma è stato bravissimo Consigli a distendersi in tuffo, a deviare con la mano destra in calcio d'angolo. Corner che verrà battuto da Pjanic, 2-3 passi di rincorsa da parte di Pjanic che finta di calciare lungo, invece appoggia corto all'indietro per il cross che viene effettuato in area di rigore. C'è un'azione mischia con Alessandro che però non riesce a tirare con il destro, si ritrova il pallone e segna. Alessandro porta in vantaggio la Juventus con il sinistro. Probabilmente ci sarà un esame al VAR di questo gol perché Alessandro era proprio sul filo del fuorigioco. Infatti i giocatori del Sassuolo stanno inseguendo l'arbitro che sta parlando col VAR. In caso di cambio idea da parte del VAR vi chiederemo la linea. Per ora gol di Alessandro, Juventus 1 Sassuolo 0, linea Udine. Juventus Sassuolo 1-0 dunque per la Juventus, gol confermato. Alessandro era in posizione regolare dopo l'azione mischia, ma attenzione alla Juve che scende, viene fermato dal direttore di gara Giacomelli Matuidi che stava scendendo centralmente. Dunque calcio di punizione a favore della squadra del Sassuolo che verrà battuto tra qualche istante. Raccontiamo il gol del vantaggio della Juventus, azione in mischia in area di rigore, è stato bravo Rugani a vincere un rimpallo anche fortunato indubbiamente il difensore della Juventus, che però ha avuto il merito di metterci il piede nel momento in cui i difensori del Sassuolo davanti a lui erano ben 3, stavano cercando di spazzare. Rugani ha allungato la gamba, ne è nato un involontario assist al rimpallo per Alessandro che era in posizione regolare, si è portato il pallone sul sinistro Alessandro e ha battuto in rete. Era stato proprio lo stesso esterno brasiliano a cominciare questa azione in area di rigore con una discesa dalla fascia, quindi il merito è quasi tutto suo per questo gol voluto. Per lui è il secondo gol in questo campionato che sblocca la situazione con la Juventus che dunque è in vantaggio per 1-0 grazie al gol dell'esterno difensivo della formazione bianconera al 9° minuto di gioco. Occasioni questa. Il raddoppio della Juventus con Khedira sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dalla sinistra. Khedira è intervenuto sul secondo palo e ha messo il pallone in rete. Juventus 2, Sassuolo 0. Tra la linea. Grazie Delfino. Ancora Juventus Sassuolo. E dunque 2-0 per la Juventus nei confronti del Sassuolo grazie al quinto gol in questo campionato realizzato da Khedira. Calcio d'angolo battuto alla sinistra dalla porta di Consigli. È stato molto bravo Alessandro ad arrivare per primo all'altezza del primo palo. Ha sfiorato il pallone di testa. Assist quindi per Alessandro che aveva segnato anche il primo gol. Sul secondo palo a porta vuota tap-in vincente per Khedira, il centrocampista finlandese. Ancora Khedira, ancora Khedira, 3-0 per la Juventus, doppietta per il centrocampista tedesco. Te la linea.
Grazie, studio. Torino, Juventus, Sassuolo. Siamo quasi alla mezz'ora, partita praticamente quasi chiusa perché la Juventus conduce per 3-0 nei confronti del Sassuolo. Il primo gol lo ha segnato Alessandro, poi doppietta da parte di Khedira. Il primo gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo e su assist di Alessandro. Il secondo gol in contropiede con il lancio di Pjanic. Khedira è scattato alla linea di centrocampo, ha lasciato cadere il pallone davanti a sé, poi se l'è allungato. Hanno tentato invano di seguirlo i difensori del Sassuolo, ma aveva 5 metri di vantaggio e ha battuto il portiere in uscita, addirittura spiazzando Consigli con un pallone centrale, mentre Consigli pensava al tiro sul primo palo e si era tuffato sulla propria sinistra. Dunque 3-0 a favore della Juventus, doppietta per il centrocampista tedesco che sale a quota 6 in questo campionato. Aveva segnato 4 gol e a questo punto dei giocatori che sono in campo è il secondo miglior realizzatore della Juventus alle spalle di Higuain, che ha segnato 10 gol e che fino a questo momento non è riuscito ancora a mettersi in luce. Cigarini al 34esimo, quarto gol della Juventus e questa volta lo firma Pjanic. Juventus 4, Sassuolo 0, sassata dal limite dell'area di rigore. A te la linea. Allora torniamo a Torino, Juventus sul velluto, torniamo da Delfino. Eh sì, giusto per ribadire il punteggio, siamo al 39esimo minuto, partita praticamente chiusa, 4-0 a favore della Juventus. Alla doppietta di Khedira si è aggiunto anche il gol di Pjanic, dunque sono 3 i gol dei centrocampisti, 1 dei difensori segnato da Alessandro, ha lasciuto gli attaccanti, ma comunque una Juventus che sta sfruttando al massimo le occasioni che le capitano. Su questo quarto gol Pjanic ha ricevuto il pallone al limite dell'area di rigore, praticamente da fermo ha lasciato partire una sassata che si è insaccata alla destra dell'incolpevole in questa circostanza Consigli, che dobbiamo dire su tutti e 4 i gol nulla ha potuto. Quindi 4-0 per la Juventus, che momentaneamente possiamo dire in testa alla classifica in attesa del Napoli stasera. Attenzione a Higuain, la conclusione di pochissimo fuori, stava per segnare anche il Pipita. 39esimo, 4-0 per la Juventus nel periodo non collegato, prima del 4-0 della Juventus. Due palle gol però per il Sassuolo, la prima di Lirola che è entrato sulla destra in area di rigore, Buffon è riuscito a respingere in calcio d'angolo, sugli sviluppi del calcio d'angolo Politano dal limite è andato alla conclusione, pallone finito di pochissimo alto sopra la traversa, poi appunto il 4-0 realizzato da Pjanic. 5 minuti a riposo, linea Udine. La Juventus è andata a riposo in vantaggio per 4-0, dominio da parte della squadra bianconera, anche se non c'è stato un dominio vero e proprio sul terreno di gioco, ma quando la Juventus ha deciso di spingere e soprattutto di andare al tiro anche dalla lunga distanza sono stati dolori per Consigli. Primo gol ha realizzato Alessandro, azione in mischia in area di rigore, poi gol da parte dell'esterno brasiliano che è la seconda segnatura di questo campionato. Il raddoppio della Juventus è arrivato al 25esimo, è stato un 1-2 micidiale quello della Juventus firmato da Khedira, che ha segnato 2 gol in 2 minuti, il primo su assist di Alessandro sugli sviluppi di un calcio d'angolo che Alessandro all'altezza del primo palo ha deviato di testa sul secondo palo dove è arrivato Khedira che ha portavoce segnato. 2 minuti più tardi, 27esimo, il terzo gol della Juventus, il secondo personale di Khedira che è andato via in contropiede su un bel lancio di Pjanic. Pjanic che poi dopo l'assist del 3-0 ha segnato anche il 4-0 al 38esimo minuto con un tiro potente dal limite dell'area di rigore. Quindi Juventus che va a riposo in vantaggio per 4-0, Buffon ha fatto una parata importante e quindi ha messo la firma su questa vittoria per ora della squadra bianconera, che mi sembra poter dire che sia ormai quasi definitiva. A tra poco per il secondo tempo, le squadre sono ancora negli spogliatoi, ricordiamo che si è fatto male Matuidi, infortunio muscolare per lui, al suo posto è entrato Marchisi, dunque si allunga la lista degli infortunati in casa Juventus, ma almeno per oggi questo non è un problema. Tommaso Boni che si deve comunque disincastrare da una selva. Soltanto per segnalarti il 5-0 della Juventus e il gol di Gonzalo Higuain, a te Pacitti. Grazie Delfino. E torniamo a Juventus Sassuolo. 5-0 punteggio a favore della Juventus, il quinto gol di questa partita è stato realizzato da Gonzalo Higuain, che è stato bravo in area di rigore su un passaggio corto forse di Bernardeschi a girarsi e poi a battere con il destro un diagonale preciso che è andato alle spalle del portiere Consigli, trafitto così per la quinta volta per Higuain. Dicevamo si tratta dell'11esimo gol in questo campionato, il secondo consecutivo in campionato e il terzo consecutivo considerando anche la partita di Coppa Italia dopo la lunga astinenza di oltre 12 ore senza reti. Higuain dunque ha segnato 3 gol nelle ultime 3 partite. Punteggio Juve 5, Sassuolo 0, linea Udine. L'Atalanta ha sfiorato il raddoppio e torniamo sul gol e allora ha aspettato l'indicazione. Grandissimo gol di Higuain, 6-0, lo racconteremo più tardi, a te fortuna. A te la linea Corsini. E torniamo a Juventus Sassuolo per ascoltare la descrizione del gol di Higuain. Sì, è stato molto bello, c'è stato un lancio dalla metà campo, Higuain ha guardato il pallone atterrare
nella sua zona, elegantissimo il controllo a seguire con il destro, ha messo giù il pallone, uscita del portiere Consigli, lo ha dribblato a sinistra e poi ha mandato il pallone in rete anche da posizione difficile perché era ormai quasi sulla linea di fondo. Quindi secondo gol per Higuain. A te la linea, Corsini. Torniamo a Juventus Sassuolo. Non abbiamo interrotto Pacitti visto il punteggio, ma la Juventus è andata in gol un minuto fa, ancora Gonzalo Higuain su assist di Bernardeschi. Per Bernardeschi il secondo assist di questo pomeriggio. Higuain dunque tripletta per lui, Juventus 7 Sassuolo 0, linea Udine. Le speranze di Bologna di riagguantare il pareggio, questo finale, sentito finale a Torino. Finale Torino Juventus batte Sassuolo 7-0. Te Graziani. Andiamo con i commenti, cominciando dalla goleada juventina sul Sassuolo. Giulio Delfino. Beh, non c'è stata veramente storia. Facciamo prima riepilogare i marcatori di questa sfida, che la Juventus ha cominciato subito in discesa portandosi in vantaggio all'ottavo minuto con il gol di Alexandro. Poi è arrivato l'1-2 micidiale che di fatto ha steso il Sassuolo, firmato da Khedira, che ha segnato una doppietta al 25esimo, al 27esimo. Poi nel secondo tempo la tripletta di Gonzalo Higuain. Prima c'era stato anche il gol di Pjanic. Higuain sale a quota 13 in questo campionato, la Juventus momentaneamente in testa in attesa della sfida del Napoli di questa sera contro il Benevento. Juventus batte Sassuolo 7-0. Te Corsini.